Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi sono particolarmente impressionanti. Prima di iniziare, come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Detto questo, cominciamo subito. Il primo filmato mostra degli strani fenomeni che accadono in un pozzo del Guatemala. Un uomo di nome Kevin Martinez si è recato sul posto e ha registrato qualcosa di impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Strane urla simili a quelle dei bambini vengono udite dal profondo del pozzo. Tutto ciò lascia supporre che in quel posto siano stati fatti dei sacrifici umani e penso che siano stati utilizzati proprio dei bambini per fare questi sacrifici. Le grida stanno ad indicare che i loro spiriti sono ancora lì e che aspettano di essere liberati. Una telecamera di sicurezza di una scuola riprende durante le ore notturne qualcosa di veramente spaventoso. Sembra che ad un certo punto, vicino ad alcuni armadietti della scuola, appaia la figura di uno spirito. La stessa rimane visibile per pochi secondi per poi scomparire. Il video seguente mostra la spaventosa apparizione di un'entità maligna in pieno giorno. La stessa appare e scompare continuamente, come se non gli importasse di essere ripresa da una telecamera. Il video è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Sentai? Uy. ¿Qué fue eso? Ve, vuelta cerca. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Viste algo de ahí? Sí, hasta una señora. No es cierto, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Y no está ahí? ¿No es ya en serio? Ay, están hablando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? No, ya. ¿Qué fue eso? No, ya no se ve nada. No, ¿qué es eso? Ya, en serio. No veo nada. ¿Qué? No hay nada. ¿Oye, qué? In una casa in Colombia, un uomo vive un evento paranormale davvero terrificante. L'uomo sente la maniglia del bagno muoversi in continuazione
A quel punto si avvicina alla porta e nota sul vetro della porta del bagno un volto. Ciò che viene ripreso dopo ha dell'incredibile. Questo è ciò che è stato filmato. L'ultimo filmato è stato ripreso da un cacciatore di fantasmi, mentre esplora una casa completamente abbandonata. Durante la sua perlustrazione, il cacciatore di fantasmi riesce a catturare in video quello che sembra essere lo spirito di un bambino. Il filmato mette davvero i brividi, ma andiamo a vedere il documento. وحيات الله في ولد ركب قسما بالله في ولد ركض قسما بالله في ولد ركض E anche per oggi è tutto, ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!